Stigli Arredo presenta gli highlights della partita Castellaneta-Arset-Labor-Grottaglie, valida per la nona giornata del campionato di prima categoria Girone B. Un Grottaglie arrabbiato, deciso e convinto è riuscito a conquistare l'intera posta in palio su un campo difficile come quello del Castellaneta, dove fino ad ora nessuno aveva guadagnato punti. I biancazzurri hanno disputato una gara attenta, alternando giocate qualitativamente di alta categoria a giocate concrete e senza fronzoli. Il sintetico del De Bellis si è prestato benissimo al tipo di gioco palla a terra del Grottaglie, fatto di scambi rapidi e verticalizzazioni. Mister Marinelli, al rientro in panchina dopo la squalifica, ha messo in campo la squadra con il 4-2-3-1, facendo di necessità virtù a causa di alcune assenze. Il Grottaglie si è mostrato tatticamente perfetto e agonisticamente cattivo, proprio come richiede la categoria, giocando probabilmente la miglior partita in campionato. Partono forte gli ospiti che già al secondo minuto di gioco si rendono pericolosi con Camassa, punizione di Fonsino e stacco di testa del capitano con Bufano che riesce a deviare in angolo. Sul successivo angolo, battuto sempre da Fonsino, altro brivido per la retroguardia di casa. Appeso spizzica di testa e Galeandro sul secondo palo trova la deviazione in porta, ma un difensore salva sulla linea. Al decimo minuto, apertura di colloquio sulla sinistra per Camassa, che di testa fa ponte per Cantoro, solo in mezzo all'area e davanti al portiere. Il tiro del giovane attaccante grottagliese viene respinto con i piedi da Bufano. Al sedicesimo, Camassa di testa corregge in rete un traversone dal fondo di Pisano, ma l'arbitro annulla per fallo dello stesso Camassa su un difensore. Al minuto 28, prima azione in assoluto del Castellaneta in area ospite. Apertura di Jonai per Favale, che entra in area e in diagonale mette fuori. Alla fine del primo tempo, il signor Nasca di Bari, direzione di gara per niente brillante, decreta un calcio di rigore a favore del Grottaglie per un fallo di mano in barriera su una punizione di Galeandro. Sul dischetto si porta lo stesso bomber biancazzurro che porta in vantaggio il Grottaglie, spiazzando Bufano e segnando il decimo gol in campionato. Il secondo tempo si apre con il Castellaneta che parte forte proprio a voler sorprendere gli ospiti e si catapulta in attacco. Favale calcia al volo su cross dalla sinistra e appeso si oppone con il corpo evitando guai più seri. Pochi minuti dopo, punizione di Jonai con Fonsino in barriera che tocca con un braccio, forse appena fuori dall'area. L'arbitro non vede e lascia correre tra le veementi proteste dei biancorossi che avrebbero voluto il rigore. Al quinto minuto calcio d'angolo, Pinto svetta di testa e manda di poco alto sulla traversa. Dopo l'inizio scoppiettante il Castellaneta riduce i giri, il Grottaglie controlla, gestisce la palla e si fa vedere al 25esimo con Pastano che impegna Bufano con un tiro da fuori area e poi raddoppia immediatamente dopo. Verticalizzazione di Carbone per Pastano che supera il suo diretto avversario, si presenta davanti a Bufano e lo batte con un tiro di destro. Il Castellaneta prova a riaprire la partita con Pinto, abile a girare al volo un traversone dalla destra. Ne viene fuori un tiro centrale che Termite blocca in sicurezza. Al 43esimo, terzo sigillo dell'Arset Labor Grottaglie. Camassa, intelligentemente servito da Collocolo, elude il fuorigioco e si presenta davanti a Bufano. Il capitano con altruismo appoggia sull'accorrente Gigantiello, attaccante classe 2000, che insacca. In pieno recupero, ancora Gigantiello servito alla perfezione in area da Carbone, segna la quarta rete che l'arbitro annulla per fuorigioco, ma che probabilmente non c'era. Vittoria meritata da parte del Grottaglie che ritrova, dopo due sconfitte consecutive, i 3 punti e la serenità, elementi fondamentali per il prosieguo del campionato. Da evidenziare il sostegno fondamentale da parte dei tifosi, giunti numerosi a Castellaneta per sostenere la squadra dal primo all'ultimo minuto. Un supporto indispensabile.